Era il 1888, quando Castello del Matese veniva a sapere la notizia delle apparizioni a Cesa Tresanti della Santissima Vergine Maria. Così tante persone iniziarono ad organizzare pellegrinaggi verso questo straordinario santuario. Visitare questa Madonna miracolosa per ogni uomo era un enorme atto di fede. Si dice che molto tempo fa i pellegrini che andavano a Castel Pietroso non solo andavano a piedi, ma percorrevano un vecchio tragitto con sentieri e strade molto tortuose, non come quelle di oggi. Sta di fatto che sono più di 100 anni che la popolazione di Castello del Matese non ha mai perso la fede verso la Madonna di Castel Pietroso e si rinnova anno per anno lasciando testimonianza di grande amore verso i loro figli, che come i genitori mantengono questa tradizione all'infinito dei tempi. Al 22 di marzo, giovedì di Passione, vicino a un burrone la Madonna apparì. Apparì a una donna chiamata Bibiana, di cuore e mente sana, onesta cittadina. Alla voce di costei accorse la compagna, che ai piedi della montagna era a lavorare. Vista la bella immagine, di raggi circondata, Madonna addolorata, cominciarono a gridare. E postasi in ginocchio con umile preghiera, Maria di eletta schiera si mettono a guardare. Pien di celeste gioia ritornano al villaggio, il fatto con coraggio si fanno a raccontare. Noi oggi abbiamo veduto, per nostra buona sorte, nel fondo di una grotta la Madonna apparir. Aveva il manto nero, di stelle ben ornata e tutta circondata di luce e di chiaror. La faccia le splendea, assai più della luna, aveva la veste bruna, ma bella come il sol. A questo bel racconto del fatto portentoso, tutta Castel Pietroso si mette a festeggiar. Per tutte le borgate, unite in compagnia, la Vergine bella e pia corrono a visitar. A piedi quella grotta soggiunse Bibiana, sorge viva fontana di un'acqua cristallina. L'acqua della fontana di Maria Addolorata, da tutti vien chiamata manna di sanità. Un conte di Bologna, gravemente ammalato, in quell'acqua ha trovato perfetta guarigione. Appena fu guarito, il conte bolognese parte dal suo paese per venire ad osservar. Il conte assai devoto, di sì cara figura, fece bella pittura e seco la portò. Il conte bolognese assume bella impresa di fondarle una chiesa nel luogo ove apparì. La chiesa fu fondata a spese dei devoti e questi sono i voti che Maria gradirà. Tu da lontan paesi vederai molta gente e tutti allegramente ti verranno a visitar. Tu che stai al lato del tuo figlio amoroso, guarda Castel Pietroso da ogni calamità. Queste erano le parole del canto al 22 di marzo, cantato dalla Compagnia di Castello del Matese, in onore della Madonna Addolorata di Castel Pietroso.